Darklane XP della sua versione 2014 si arricchisce con il nuovo comando Gruppi Lampade. Il comando consente di posizionare più corpi di illuminazione contemporaneamente, posizionandoli secondo un percorso ben preciso, definendo quindi a priori uno schema. Ho caricato un file d'esempio, dunque la prima cosa che si deve fare quando si lavora con le fonti luminose è quella di posizionarsi in vista tridimensionale e dopodiché dalla barra proprietà attivare la visualizzazione delle lampade e delle fonti luminose, che può dar fastidio durante la fase di lavoro, ma che in questo caso è necessaria. Attraverso l'opzione Solo Light Solid visualizziamo quindi i solidi di costruzione tridimensionali delle fonti luminose che andremo ad inserire. Fatto questo, un'altra operazione che in questo caso mi risulta comoda è filtrare attraverso il comando Lista Layer, togliere quello che è il layer oggetti per avere una visualizzazione più pulita del mio file. Il nostro obiettivo sarà quello di ricreare per prima cosa un gruppo di corpi illuminanti da posizionare sotto ai mobili che visualizziamo anche qui in 3D. Bene, partiamo quindi subito a vedere il comando. Il comando nuovo si trova sotto la barra strumenti, nel capitolo illuminazione, troviamo posiziona gruppo lampade. La prima cosa che ci viene chiesta è di definire un percorso. Dunque, ipotizziamo di voler mantenere un offset costante di 15 cm dal muro, quindi scegliamo il comando punto riferimento, da qui spostiamo il mouse verso l'alto, 0.15, anche qui, e chiudiamoci in questa direzione. Con il clic destro confermiamo, apparirà il configuratore. Inizialmente il programma mi propone questo profilo. Ecco, questa schermata si divide in queste diverse schede. Possiamo saltare subito alla gestione del profilo per spegnerlo. Infatti in questo caso non ci interesserà, ci basterà posizionare solamente le lampade. Torniamo quindi alla scheda lampada, scegliamo una tipologia di faretto, scegliamo magari questo, e vedete che automaticamente il programma definisce il percorso, lungo il percorso definisce tanti faretti di questa tipologia qui. Cosa possiamo fare qui? Possiamo ovviamente scegliere tra lampade predisposte oppure andare in libreria, nel catalogo, e sceglierne altre. Possiamo magari scegliere di voler applicare un orientamento a tutti i faretti secondo uno dei tre assi X, Y e Z. Insomma, possiamo fare effettuare diverse operazioni, offset per esempio, di modifica globale di tutti i faretti assieme. Saltando quindi la parte profilo si può passare alla parte legata alla distribuzione, che è un po' il cuore di questo configuratore. Andiamo ad esaminare queste opzioni. In particolare vediamo layout lampade attivo su percorso. Disattiviamolo e notiamo che rimangono solo 4 punti lampada inseriti. Perché? Perché è presente layout attivo su nodi e layout attivo su estremi. Dunque, di questo percorso, che ora non essendoci attivato nulla viene visualizzato in 2D, ci sono tre componenti. Ci sono il percorso, che a sua volta poi può essere diviso in percorso completo o essere inteso per singoli tratti. Esistono poi i nodi, che nel nostro caso sono questo e questo. Esistono gli estremi, cioè i nodi, il primo nodo battuto e l'ultimo. Questo comando ci dà la possibilità di attivare o meno la visualizzazione di un punto
lampada esattamente in quei nodi. Nel nostro caso attiviamo pure tutti quanti questi check, era solo per spiegarvi il principio di funzionamento. Tra il layout lampade sul percorso completo piuttosto che percorso 1 a 1, è preferibile in questa situazione dare 1 a 1. In questo caso il programma cosa fa? Posiziona 5 entità per tratto. Possiamo specificarne, se no, 3 entità per tratto. Ovviamente ricordo che le entità sono le, no, no, non sono da confondere con le luci sul nodo, quindi lungo questo tratto 3 entità vengono suddivise in questo senso. Quindi se vogliamo considerare 3 entità, cioè 5 entità in tutto, di cui 2 sono estremi e 3 invece centrali, dobbiamo indicare 3. La distribuzione, caso scelta per singolo tratto, può avvenire in diversi modi, quindi fissando il numero di entità e lasciando la distribuzione uniforme, oppure andando a specificare una determinata distanza dall'inizio o dalla fine. Noterete che si modificano questi parametri, oppure, come fatto in precedenza, lasciare semplicemente 3 entità per tratto. Indicare che la distanza minima per ogni tratto può essere magari 50 centimetri. Quindi indicata la distanza minima per singolo tratto tra l'estremo o il nodo e il primo faretto utile, ecco, e tutto il resto dello spazio viene suddiviso. Nel nostro caso, infatti, qui potrebbero starcene anche 4, forse. Facciamo però attenzione a situazioni spiacevoli come queste, in cui abbiamo i tratti che hanno lunghezze diverse. In questo caso, infatti, non è applicabile questo tipo di distribuzione che ho scelto, ma è più opportuno scegliere allora percorso completo, indicare il numero complessivo di faretti. Posso scegliere di voler mettere 10 faretti in tutto e il programma li distribuisce lungo tutto il percorso. Rimuoviamo i faretti dai nodi e abbiamo quindi una distribuzione uniforme con passo costante, a parte i 50 cm all'inizio e alla fine, c'è cioè una distribuzione uniforme con passo costante dei corpi illuminanti. Bene, abbiamo quindi chiarito che questa scheda è importante, e attraverso questa scheda si definisce la distribuzione dei corpi illuminanti. Proseguendo con le schede, possiamo impostare l'altezza relativa di questi faretti, mettiamo 1,35, e scegliere in vista 2D il tipo di rappresentazione. Può essere una rappresentazione in vista dall'alto. Può essere una rappresentazione a blocco, quindi si va a scegliere un determinato tipo di blocco 2D da associare, oppure combinata con la visualizzazione anche del profilo 2D. Attraverso il tasto Salva si può salvare un set per gli usi successivi. Confermiamo con il tasto OK e vediamo che vengono posizionati i nostri faretti in maniera automatica. Passando alla vista tridimensionale, possiamo andare a specificare alcune opzioni in più. Per Ci accorgiamo sin da subito che quanto abbiamo fatto non è corretto. Ho appositamente aggiunto un tratto in più all'interno di questo percorso semplicemente per spiegarvi il principio di funzionamento e il concetto di estremi e nodi percorso.
Vediamo che altre opzioni ci consente il nuovo strumento gruppi lampade. Andiamo a selezionare il gruppo lampade, clicchiamo con questo tasto qui che troviamo nella toolbar. È un po' simile al tasto, se ricordate, dei muri per entrare nell'editing e nella gestione degli strati. Infatti, in questo modo vengono attivati i singoli corpi illuminanti e per ognuno cosa posso fare? Posso, per esempio, nasconderlo. In modo da non visualizzarlo. O posso, per esempio, nel caso di questo, dirgli spegni la luce. Quindi il corpo illuminante rimane, ma spento. Una volta che ho completato questa fase, posso uscire anche con il tasto ESC. Torniamo anche in pianta e ne vediamo l'anteprima aggiornata. Quindi anche dal punto di vista 2D viene aggiornato il comando. I punti, i corpi illuminanti ci sono, ma sono semplicemente nascosti. Per modificare questi corpi illuminanti, vediamo come possiamo fare. Innanzitutto notiamo che hanno un'elevazione non corretta perché non si vedono. Allora clicchiamoli e anche dalle proprietà rapide possiamo specificargli l'elevazione corretta. Se vogliamo invece interagire sul tipo di fonte luminosa, in questo caso un'operazione generalizzata, cioè tutte le fonti luminose appartenenti ad un gruppo sono uguali, sempre dalla barra di proprietà rapide che appare quando seleziono il gruppo lampade, posso scegliere il tipo di fonte luminosa e andarla a modificare. Scegliamo ad esempio che abbia una lunghezza, diciamo, una distanza dal punto della fonte luminosa al punto illuminato di meno 50 centimetri, con un angolo di apertura massimo di 90 gradi e un cono interno di 75. Torniamo all'interno della nostra pianta, aggiungiamo una complessità in più. Riattiviamo il comando posiziona gruppo lampade e scegliamo di posizionarlo qui al centro. In questo caso voglio mostrarvi com'è possibile sfruttare l'opzione profilo, per esempio, per realizzare un piccolo controsoffitto. Allora, scegliamo pure il tipo di faretto che più ci interessa, ipotizziamo questo, entriamo nella scheda profilo e vediamo le opzioni concesse. Questo profilo può essere dimensionato, adesso c'è un profilo rettangolare, ma si può andare a prendere qualsiasi profilo, è comunque il profilo di sezione. Possiamo mettere che sia una sezione di altezza 5 cm e di larghezza 60. Dirò di più, possiamo anche attivare il taglio automatico secondo profilo. Profilo di qualsiasi forma e di qualsiasi dimensione. Ritornando nelle proprietà della fonte luminosa, sono in questo caso importanti le opzioni di offset. Aggiustiamo un po' il tutto.
ritorniamo nuovamente alla scheda distribuzione. Vado un po' più veloce questa volta perché l'abbiamo già vista, togliamo lo sviluppo sugli estremi, i nodi più di tanto non ci interessano in quanto non ce ne sono perché è un unico tratto interrotto da due estremi e scegliamo di voler due faretti. Vengono distribuiti equamente in maniera automatica. Confermiamo con l'ok. Attenzione, non abbiamo definito un'elevazione. Possiamo andare a personalizzare, anche magari grazie ai comandi Walk and Fly, direttamente dalla vista 3D. Eseguiamo le stesse operazioni fatte in precedenza. Ed ecco che abbiamo realizzato l'illuminazione artificiale interna per questo ambiente. Possiamo provare a lanciare un rendering a titolo d'esempio. Impostiamo qualche parametro, in particolare scegliamo degli effetti luce notturni in modo da avere un'illuminazione appunto artificiale, altrimenti se metto cielo sereno, più, per esempio, le luci non si vedono in quanto la scena viene illuminata dal sole. Come potete vedere, il rendering ci aiuta molto a capire i risultati e a realizzare quindi poi un'anteprima fotorealistica del tipo di illuminazione che sono andato a creare. Abbiamo quindi visto come utilizzare i gruppi lampade, nuova funzionalità introdotta a partire da ArcLine XP 2014.